buona giornata Lucerina, Carisola Caporizzuto, abbiamo per le vostre domande Antonino Amarante. Per la prima volta seconda vittoria consecutiva, è un messaggio assolutamente importante, proprio perché serve continuità per recuperare queste posizioni che sono perse all'inizio. Sì, sicuramente sì, è una vittoria che molto importante la continuità dei risultati che abbiamo fatto ultimamente e soprattutto pone fine un po' a questo tour de force di quest'ultimo periodo e chiudere con una vittoria comunque sempre positivo come cosa. Una scena che chiude appunto un tour de force come stai dicendo lei, mister, senza diciamo almeno oggi il massimo sforzo, comunque appena iniziato la gara. Io vorrei soffermarmi su una nota abbastanza positiva, oggi esordio anche dal primo minuto e anche con le sostituzioni, tra cui Mosca che viene alla Juniores, davvero anche un ottimo banco di prova per questi ragazzi. Sì, vabbè, in una partita come questa dove 5 minuti alla fine vinci 3-0 è giusto dare la possibilità a qualche under di mettersi in mossa, dare spazio proprio a questi ragazzi che comunque si stanno allenando con noi, dare la possibilità magari a chi ha giocato fino ad ora di rifiatare un pochino. È importante avere anche dietro dei ragazzi che comunque ti danno la possibilità di allenarti sempre al massimo perché sono pronti, cioè forze fresche che comunque stanno lì che spingono e danno quindi vanno ad alzare il livello di competitività che è importante in un gruppo che vuole vincere. Mister, bella prova di Vanacopa. Sì, ormai questa è la terza partita che gioca di seguito, considerando anche la Coppa Italia, forse la quarta se non erro, e ha fatto prestazioni sempre in crescendo. È un ragazzo 99 che noi conoscevamo già e che sapevamo delle sue qualità. Ovviamente forse ha faticato un pochino all'inizio il fatto di ambientarsi, un po' di la preparazione abbastanza dura che sostenuto col prof, quindi però adesso sta venendo fuori ed è una ormai una certezza a mio avviso. Mister, la sostituzione di Maradona che è andato anche poco dopo quella precedente, che scelta tecnica, c'è qualche problema di quel ragazzo? No, Maradona aveva chiesto di uscire perché sentiva un pochino le gambe troppo pesanti. In un momento del genere dove ha la possibilità di gestire con comunque delle persone che stanno fuori come Schettino, tu sei pure più tranquillo nel fare delle scelte. Quindi è stata una sostituzione per precauzione, ma anche dare la possibilità anche agli altri di giocare, che stanno allenando sempre al massimo dal primo minuto, e credo che in questo momento questa sia la forza di questa squadra, veramente un gruppo coeso, un gruppo compatto, anche chi non sta giocando si sta mettendo a disposizione di questo, degli altri, quindi siamo soddisfatti per questo, siamo soddisfatti ovviamente per il risultato, siamo soddisfatti che riusciamo ad uscire fuori da queste partite ancora con energia, quindi è un buon viatico per il futuro. Mister, domenica contro la San Catanese che fa del suo stato di casa un punto di forza, la nota positiva che ci è arrivata comunque con la mentalità giusta, come sta appena dicendo lei, anche a fronte dei 5 gare che sono susseguite fino ad ora e tutte quante risolte diciamo in maniera positiva. Sì, ovviamente adesso iniziano le partite serie, le partite vere, nel senso che se tu vinci in casa e poi non dai continuità fuori, una squadra che vuole lottare per qualcosa di importante non se le può permettere, quindi è importante dare continuità a questi risultati. Sappiamo che è un campo ostico, andiamo lì con la massima umiltà della squadra che vuole fare comunque un risultato importante, sapendo però che è una partita difficile. Mister, grazie a queste due ultime vittorie che avete ottenuto, quanto pensa sia cresciuta la vostra autostima in vista delle prossime sfide? Ma vincere è sempre importante, vincere aiuta a vincere, come si suol dire, quindi è ovvio che è una squadra importante, riesce ad acquisire comunque maggior sicurezza sicuramente in base a dei risultati positivi che ottiene, quindi noi cercheremo sempre di mantenere alto il livello, alta la concentrazione, proprio cercando di ambire sempre al massimo risultato. Sì. Non è che questa partita possa, come dire, far sviare, c'è cioè uno che si rende conto che ha vinto per 3-0, però secondo me l'Isola Caporizzuto è una squadra proprio insignificante, non aveva proprio niente da dire in questa partita, quindi non è che possa illudere, ecco, non offendiamo il No, vabbè, io non ho offeso nessuno, è vero, mister? No, vabbè, io ho detto il mio
mio parere. Mi limito, certamente, mi limito a dire che comunque fin quando non siamo stati, non abbiamo sbloccato la partita, comunque era una partita difficile perché la squadra stava, l'Isola Caporizzuto stava chiusa bene e noi non riuscivamo a trovare spazi. Ovviamente con la fortuna di fare gol, ovviamente si è sbloccata un po' la partita perché poi loro sono stati costretti un pochino ad uscire, quindi da questo punto di vista qua siamo stati avvantaggiati dal fatto di aver fatto gol subito, ma fino ad allora comunque era una squadra, a mio avviso, ben messa in campo. No, io stavo rispondendo, certamente, io stavo rispondendo al fatto che comunque a mio avviso fino a quel momento, fin quando abbiamo fatto 1-0, l'Isola Caporizzuto sembrava una squadra ben messa in campo e che non ci aveva dato la possibilità di sbloccare il risultato. Poi ovviamente siamo stati avvantaggiati dal fatto che abbiamo fatto il gol. Poi sicuramente io fino alla prima che iniziamo questa partita noi eravamo quarti in classifica, quindi sicuramente non abbiamo la possibilità di cullarci per aver vinto una partita, non siamo primi a più 10, quindi non è il nostro, sicuramente non ci culleremo, sicuramente no sicuramente non ci culleremo sugli allori per aver fatto questo risultato, e poi siamo qui apposta per mantenere alto comunque sempre il livello di concentrazione. Rotondo, secondo me non bisogna cullarsi per un risultato corposo. Questo sicuramente, sicuramente. Sì, io vorrei chiudere con una battuta. Sì. Salutiamo Mister Amaldi in conferenza stampa. Ah sì, perché domenica prossima torna Moggia. A parte la battuta, un commento, perché è inevitabile fare il secondo, però quando si è primo l'esperienza è ben diversa. Un commento su questa. No, vabbè, ma io sto qui per fare il mio lavoro, questo è il mio lavoro, e quindi in questa situazione ho sostituito Moggia e in questo momento, in queste partite ho sostituito Moggia e ho fatto semplicemente quello che mi aspettava fare, e lo farò di nuovo da domani, facendo da mercoledì, perché mi sembra che mercoledì finisce la squalifica di mister, quindi da mercoledì tornerò a fare il mio dovere come ho sempre fatto, perché noi, a mio avviso, noi lavoriamo di professionalità e non ci interessa apparire, quindi sinceramente è stata una bella esperienza, ma lo sarà anche continuando a fare il mio lavoro.